Allora, buongiorno a tutti. Continuiamo i nostri studi sulla parasha a partire da Nechama Leibovich. Oggi parliamo della parasha di Chukat. In particolare affronteremo due argomenti: l'argomento di Mea Merivah, delle acque della contesa, e del serpente di rame che si trova alla fine della parasha. Allora, iniziamo con il capitolo 20, verso 12. È scritto così: Il Signore disse a Mosè e ad Aaron: Siccome non avete avuto fiducia in me, sii da santificarmi agli occhi dei figli di Israele, perciò voi non condurrete questa congrega alla terra che ho deciso di dare a loro. Queste sono le acque della contesa per le quali i figli di Israele contesero con il Signore e a mezzo delle quali egli venne santificato. Allora, di che si sta parlando? Il popolo si lamenta di nuovo per il fatto che vuole l'acqua e allora Mosè va da Kadosh Baruch Hu, e Kadosh Baruch Hu gli dice: Devi parlare alla roccia, devi parlare alla roccia. E l'acqua uscirà. Ora, siccome però era appena morta Miriam, dice Rashi, e noi sappiamo che l'acqua arrivava al popolo per merito di Miriam, grazie al pozzo di Miriam, che era una specie di setaccio di sasso che faceva uscire l'acqua che seguiva il popolo, nel momento in cui Miriam muore, allora non c'è più acqua. Dunque il popolo cerca di nuovo la possibilità di bere e chiede a Mosè. Mosè prova a parlare all'inizio alla roccia, ma siccome non trova la roccia giusta, cioè non trova la roccia di Miriam, il pozzo di Miriam, allora vede che di fatto questo tentativo di parlare non ha successo e dunque batte la roccia. Batte la roccia, cosa che aveva fatto precedentemente, cosa che avevamo trovato nella parasha di Bechallach, nel libro di Shemot. A quel punto, per l'appunto, quello che abbiamo letto, HaKadosh Baruch Hu dice: Per il fatto che avete fiducia, non avete avuto fiducia in me, ossia non avete ubbidito e non avete avuto fiducia del fatto che anche solo la parola avrebbe potuto far uscire l'acqua da una roccia, e dunque non mi avete santificato agli occhi del popolo, perché a quel punto dice il popolo, a quel punto dice Rashi, il popolo avrebbe capito che se perfino una roccia fa la volontà di HaKadosh Baruch Hu, a maggior ragione loro avrebbero dovuto fare la volontà di HaKadosh Baruch Hu ubbidire. In questo modo Moshe e Aaron non ubbidiscono e quindi danno un esempio opposto di disubbidienza. E in un certo senso, in generale, vediamo i commenti a questo punto, Nechama Leibovich cita diversi altri commenti che cercano di spiegare qual è il peccato di Moshe ed Aaron e perché il Signore è così rigoroso tanto da non condurre né Moshe né Aaron nella terra di Israele per colpa di questo peccato. Allora, vediamo alcuni commenti. Allora, il Rambam, Nishmona Prakim, dice che Mosè a un certo punto dice: O ribelli, dice al popolo, e al popolo che stava chiedendo l'acqua. E dunque mostra una rabbia che non è adeguata alla sua statura di profeta, di capopopolo. E dunque davanti al popolo fa una sorta di Chilul Hashem, perché da questa sua reazione il popolo avrebbe potuto capire, avrebbe potuto pensare che anche Hashem era arrabbiato con loro, cosa che in realtà non è così sicura. E dunque il popolo avrebbe pensato che Hashem non è così compassionevole, quindi fanno ancora un'altra tipologia di Chilul Hashem secondo il Rambam. E ancora però viene il Ramban e obietta al Rambam e dice: In realtà Hashem sì che era arrabbiato, non c'è dubbio che era arrabbiato con il popolo, e dunque è congrua la reazione di Mosè, la rabbia di Mosè. Infatti dice il Ramban, è scritto nei Salmi, nel Salmo 106, e loro lo fecero arrabbiare a me Merivà, alle acque della contesa. Hashem era arrabbiato non solo per quell'episodio, ma per tutte le lamentele che c'erano state fino a quel momento. Quindi dice il Ramban, di sicuro Hashem era arrabbiato, non c'è dubbio, quindi che colpa ha Mosè da questo punto di vista, se ha dimostrato rabbia. Dopodiché, altro commento, Rabbeinu Hananel dice qual è il peccato di Mosè. Il peccato di Mosè è che a un certo punto dice forse che noi porteremo l'acqua, invece che dire forse che Hashem darà l'acqua. Allora in questo modo è come se mettesse sullo stesso piano le capacità, il potere, la forza dei profeti, quindi di Mosè e di Aaron, sullo stesso piano con la forza di HaKadosh Baruch Hu. Quindi in un certo senso è come se mettesse in dubbio l'onnipotenza, l'idea di onnipotenza di HaKadosh Baruch Hu. Andiamo avanti, vediamo altri commenti.
Secondo i Ramban, sempre, Moshe e Aaron si sono ribellati perché non hanno ubbidito, non hanno parlato e quindi non hanno pubblicizzato la forza di Hashem. Non hanno creduto in Hashem e non hanno fatto credere il popolo nella forza di HaKadosh Baruch Hu. Un po' quello che avevamo detto prima, secondo Rashi. È un po' un ampliamento dell'idea di Rashi, che parlava di Chilul Hashem e di mancanza di Emunah. E ancora Rabbi Yosef Albo sulla stessa, diciamo, scia, sulla stessa idea, dice che non hanno creduto in un miracolo, nel fatto che solo il parlare alla roccia avrebbe potuto far scaturire l'acqua. E ancora Rabbi Yitzchak Karma invece dà una risposta un pochino più realistica, se vogliamo, un po' più legata all'umanità dei personaggi, e dice semplicemente erano stanchi del Moshe Aaron, dell'impertinenza continua del popolo che continuava a disubbidire, a mettere in dubbio la forza di HaKadosh Baruch Hu, a lamentarsi, a non avere Emunah, e quindi erano semplicemente stanchi e hanno dimostrato una sorta di rabbia da una parte e non hanno avuto la forza di credere in HaKadosh Baruch Hu. Dunque, ricapitolando, secondo il Midrash ci sono diverse, e il Midrash poi in un certo senso ricapitola quello che abbiamo detto, le diverse opinioni che ci spiegano qual è il peccato di Mosè. E quindi dunque, per riassumere, possiamo dire che o vengono puniti perché non hanno avuto Emunah e HaKadosh Baruch Hu, o perché non hanno santificato il nome di HaKadosh Baruch Hu, o perché hanno detto noi portiamo l'acqua, o semplicemente perché si sono ribellati, ossia non hanno ubbidito. Quindi è Mosè che dice voi siete ribelli, quindi fa la Shonara nei confronti del popolo, ma in realtà secondo questo commento è lui stesso che si è ribellato perché non ha ubbidito. Quindi questo per quanto riguarda il primo episodio. Andiamo invece a vedere il secondo. Allora, anche qua vediamo un altro peccato del popolo, un'altra lamentela e vediamo che succede. Siamo al capitolo 21, verso 5. Ed è scritto così. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per morire nel deserto? Poiché non c'è né pane né acqua e noi siamo stanchi del pane leggerissimo, sia della manna. E dunque il Signore mandò contro il popolo i serpenti, i quali morsicavano il popolo e morì molta gente in Israele. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore affinché tolga da noi il serpente. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un saraf, cioè un serpente, e ponilo su una pertica. Chi sarà stato morsicato lo guarderà e guarirà. Mosè fece un saraf di rame e lo pose sulla pertica. Avveniva che se il serpente aveva morsicato una persona, questa guardava il serpente di rame e risanava. Questo è l'episodio, è un po' particolare. Vediamo alcuni commenti. Allora, qua dice, oltre alle lamentele del popolo, il peccato qua è il fatto che a un certo punto il popolo mette sullo stesso piano Hashem e Moshe Aaron, anche qui, come avevamo visto precedentemente. In quel caso erano Moshe Aaron che avevano, diciamo, avevano detto noi faremo uscire l'acqua, e quindi avevano messo sullo stesso piano le loro capacità rispetto a quelle di HaKadosh Baruch Hu. Qua il popolo che mette sullo stesso piano anche loro il potere di Hashem, il potere dei profeti, il potere di Moshe e di Aaron. E dunque arrivano i serpenti. E qua Nechama Leibovic pone in relazione questo episodio con un altro che abbiamo studiato sempre nella Parashah di Beshalach, nel quale a un certo punto di nuovo il popolo si lamenta, vuole l'acqua, vuole da mangiare, e verso la fine della Parashah di Beshalach è scritto forse che Hashem è in mezzo a noi oppure no, perché non gli dà l'acqua in maniera, diciamo, immediata, e a quel punto viene Amalek, proprio per la mancanza di Emunah arriva Amalek. E anche qui troviamo il fatto che continuano a lamentarsi e alla fine arrivano i serpenti. Ma la cosa interessante anche che ci mette in relazione questi due episodi, l'episodio di Amalek e l'episodio dei serpenti, è che a un certo punto è scritto nella Mishnah in Rosh Hashanah, forse che il serpente fa morire e fa rivivere, perché la cosa interessante è che chi veniva morsicato, abbiamo letto, vedeva questo serpente di rame che Mosè mette sul bastone, sulla pertica, e a quel punto può guarire. Ora la domanda è: com'è possibile? La Mishnah si domanda:
Forse che il serpente fa morire e fa rivivere contemporaneamente. E in realtà, dice la Mishnah, quando loro guardavano verso l'alto e soggiogavano il loro cuore a Kadosh Baruch Hu, allora venivano guariti, in caso contrario venivano colpiti. Quindi il fatto che loro guardavano in alto verso il serpente era come se in un certo senso simbolicamente alzavano il loro cuore, il loro sguardo verso Kadosh Baruch Hu, e quindi venivano guariti. Allo stesso modo troviamo nella guerra contro Amalek, nella parasha di Beshallach, il fatto che quando vanno in guerra contro Amalek, il Mosè deve tenere le mani in alto, e quando il popolo guarda verso l'alto, verso le mani di Mosè, allora vince. Quando invece Mosè non ha le mani in alto e quindi il popolo non guarda verso l'alto, perde. E quindi qua il legame è molto stretto, il legame concettuale è molto stretto. Come rivivono e guariscono guardando verso l'alto, così vincono in quel caso contro Amalek guardando verso l'alto. Quindi ecco un altro punto di contatto. Ancora è scritto in Bamidbar 21,6, non è scritto Vaishlach, cioè mandò dei serpenti, ma Vayeshalach con il piel, ossia lasciò andare, non mandò ma lasciò andare. Perché c'è questo verbo? Perché vuol dire che fino a quel momento la provvidenza, la bontà di Akadosh Baruch Hu aveva trattenuto i serpenti. Nel momento in cui il popolo pecca, allora Akadosh Baruch Hu li lascia andare e arrivano a colpire. E ancora, altra spiegazione, perché nel momento in cui guardavano il serpente venivano guariti, dice lo Zohar, perché quando guardavano il serpente capivano che il serpente era stato lo strumento di punizione di Akadosh Baruch Hu, e dunque avevano timore di Akadosh Baruch Hu, capivano il loro peccato, facevano teshuva e allora venivano guariti. Questo è il punto fondamentale. Il punto fondamentale è riuscire a fare teshuva, guardare verso l'alto e sottomettere il cuore a Akadosh Baruch Hu da una parte, oppure avere timore e dunque fare teshuva, e così arrivava la guarigione. In questo modo arrivava la guarigione. Ci fermiamo qua e ci vediamo la prossima settimana, se Dio vuole.